Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare dell'attuale situazione economica legata alla pandemia Covid-19, il rappresentante permanente presso le organizzazioni internazionali a Parigi, l'ambasciatore Antonio Bernardini. Buongiorno Bernardini. Buongiorno a lei e grazie per questa opportunità di discutere dei temi di attualità. Grazie Bernardini. Bernardini, l'epidemia Covid-19 oramai è sotto gli occhi di tutti, sta avendo impatti devastanti anche sulle economie dei singoli paesi. L'Unione Europea sta mobilitando tutte le risorse a disposizione per poter aiutare gli Stati membri e anche a coordinare le loro risposte nazionali, fornendo informazioni anche sulla diffusione del virus, sugli sforzi efficaci per contenerlo, sulle misure prese per riparare anche dai danni economici e sociali che ovviamente sono causa diretta di questa pandemia improvvisa. Il 21 luglio scorso i leader dell'Unione Europea hanno finalmente concordato il piano per la ripresa e allo stesso tempo anche il quadro finanziario pluriennale per il periodo che va dal 2021 al 2027 per uscire dalla crisi e gettare quindi le fondamenta di un'Europa più moderna e più sostenibile, così come viene da tanti a gran voce richiesto. Adesso quindi è la volta dei negoziati con il Parlamento europeo per concludere urgentemente tutti i lavori sugli atti giuridici e una volta adottata la decisione sulle risorse proprie dovrebbe essere approvata dagli Stati membri il più presto possibile per evitare ulteriori ritardi, ma sempre conformemente a quelle che sono le rispettive norme costituzionali. L'Italia avrà ben 209 miliardi di euro, questi divisi tra trasferimenti a fondo perduto e prestiti a lungo termine a tassi veramente irrisori. Sicuramente questo è ben più di quanto ci si potesse aspettare, perché sappiamo pochi giorni prima del 21 circolavano tante notizie e spesso contrastanti tra di loro. Parliamo di una cifra davvero enorme che nessun governo prima d'oggi si è mai trovato a poter gestire. Ambasciatore Bernardini, cosa dobbiamo fare per poter, come Paese Italia, essere in grado di utilizzare quei fondi per far ripartire molti settori dell'economia, riformare anche buona parte del sistema produttivo del Paese, della pubblica amministrazione che sappiamo essere ancora molto in ritardo, della scuola e della sanità? Dunque, iniziamo con alcune considerazioni importanti. È vero che le cifre messe in campo sono notevoli nell'Unione Europea, ma sono notevoli in tutti i paesi che si trovano ad affrontare questa crisi. Sono notevoli perché la crisi che stiamo fronteggiando è una crisi inaudita per dimensioni, quindi è chiaro che di fronte a un evento di questa magnitudine non si può che rispondere con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Da questo punto di vista, se siamo colpiti dalla dimensione delle risorse messe in campo, dobbiamo essere coscienti che siamo di fronte a una sfida enorme, ben più grande di quella affrontata negli ultimi anni con la crisi finanziaria, ma forse anche ben più grande del famoso piano Marshall, che viene spesso richiamato come momento importante in Europa per la rinascita e per la crescita economica. Ora, chiaramente queste risorse a cosa servono? Servono innanzitutto a passare questo momento gravissimo di crisi che stiamo affrontando, ma soprattutto per mettere le basi per una crescita economica nei prossimi anni che sia, come viene detto spesso in questi giorni, una crescita sostenibile. È una sfida importante perché si tratta non soltanto di mettere delle risorse in campo, ma di spendere queste risorse in investimenti produttivi capaci di generare ricchezza e quindi di porre le basi per una crescita economica del futuro, ma anche per ripagare tutti i debiti che i danni che questa crisi economica ha creato. Non c'è altra strada se non quella di una crescita economica e nel decidere quale sentiero intraprendere. Oggi l'Europa indica alcune strade, questo discorso sulla crescita verde, economica, sostenibile, digitale, implica una scelta di campo e un percorso di forte innovazione delle nostre economie e della nostra società. Quindi è una grande sfida da cogliere e che bisogna cogliere, altrimenti queste risorse di per sé non sono in grado di generare ricchezza e di risolvere i problemi che abbiamo. Sono il presupposto fondamentale per la trasformazione delle nostre economie e delle nostre società. Quindi una sfida enorme che
comporta allo stesso tempo una grande volontà politica dell'Europa di affrontare, di risolvere i problemi, le difficoltà che ci sono, ma anche una grande scommessa per ritornare ad essere i protagonisti forti sulla scena dell'economia mondiale. Molto bene. Ambasciatore, purtroppo dobbiamo però ammettere che non sempre il nostro paese è stato capace di spendere i fondi che arrivano dall'Unione Europea. D'altronde, se anche andiamo a vedere l'ultimo bilancio dell'Unione Europea, il 2014-2020, abbiamo usato soltanto 26,75 miliardi che erano arrivati per il nostro paese. Le chiedo, quali sono le cause di questa nostra incapacità e quali, secondo lei, le soluzioni a questo spreco di opportunità? Ma guarda, questo è veramente uno dei grossi problemi di cui si è discusso tantissimo negli anni passati, quando vedevamo che altri paesi dell'Unione Europea erano in grado di accedere alle risorse comunitarie, di spendere, di migliorare, di rinnovare le infrastrutture. È chiaro che questa esperienza ormai è durata molti anni e credo che ne dovremmo aver fatto tesoro degli errori fatti nel passato. Oggi, come dicevo prima, la scelta fondamentale è utilizzare le risorse per produrre ricchezza. Quindi se tutto quello che abbiamo fatto in passato non ha consentito di tradurre risorse disponibili in progettualità, in realizzazione di infrastrutture, in strumenti per la crescita della ricchezza del paese, oggi non abbiamo alternative. Cioè è una sorta di ultimo appello. Dobbiamo trovare un modo efficace, efficiente e rapido per spendere queste risorse e per tradurre queste enormi ricchezze messe a disposizione in progettualità concreta. Mi sembra di vedere che a livello politico c'è una grossa consapevolezza della magnitudine della sfida, dell'importanza della sfida e della necessità di cambiare registro, di cambiare passo. E si tratta di una sfida da cogliere. Credo che non abbiamo tra l'altro alternative, perché se non riusciamo a cogliere questa sfida e a tradurre questa necessità di progettualità in realtà, mancheremmo un'occasione unica, ma creeremmo le premesse per problemi ancora più grossi. Sì, indubbiamente ha ragione, non possiamo più permetterci una incapacità nella gestione. D'altronde poi l'Unione Europea ogni 3 mesi dovrebbe controllare e anche verificare il corretto utilizzo di questi fondi dei vari paesi. Quindi insomma, comunque siamo sotto una lente di ingrandimento e bisogna essere sicuri di poter spendere nel giusto modo le risorse che arrivano, che diciamolo sono finalizzate come giustamente lei... Allora, io credo su questo c'è sempre un grande dibattito su controlli e condizionalità. Credo che il più grosso controllore dovrebbe essere il cittadino, perché credo che queste risorse sono risorse che vengono dai cittadini europei, messe a disposizione dei governi per fare delle cose. Quindi credo che noi tutti cittadini ci dovremmo preoccupare del fatto che queste risorse siano spese in maniera efficace, efficienti, per migliorare le nostre condizioni di vita. Quindi questo è importante. Bisogna anche avere una prospettiva corretta rispetto alle risorse messe a disposizione, e il fatto che queste risorse debbano essere spese in maniera efficiente non è un'esigenza esterna, è una necessità che dovremmo cogliere tutti quanti noi rispetto a questo programma importante che deve essere realizzato. Bene, ambasciatore, con questa iniezione di liquidità, appunto questi 209 miliardi, lo spread dovrebbe rimanere sotto controllo almeno per qualche mese, l'esecutivo sicuramente ne è uscito rafforzato e la stabilità politica dovrebbe poter permettere anche di prendere delle decisioni importanti, e bisogna cominciare ovviamente da subito a farlo. Ricordiamo che queste risorse arriveranno nel nostro paese nei primi mesi del 2021. Però le chiedo, qual è la percezione? Abbiamo tanto sentito parlare pochi giorni prima della decisione appunto di stanziare 209 miliardi al nostro paese, di alcuni stati membri dell'Unione Europea che erano molto scettici sulla possibilità di dare fiducia all'Italia nell'utilizzo di queste risorse. Le chiedo, qual è la percezione del nostro paese nei tavoli con i quali lei quotidianamente si confronta? Guardi, consentitemi di tornare un attimo sulla questione dello spread e sulla questione del debito in generale. Qui nell'OCSE si parla, nelle analisi che vengono fatte sugli effetti della crisi, c'è molta attenzione sul problema del debito, che non è soltanto un problema di debito pubblico. Il problema che il Covid ha creato, che il coronavirus ha creato, è un problema di debito in generale che riguarda sia il settore pubblico ma anche il settore privato. Quindi da un punto di vista di analisi economica su quelli che sono gli effetti della crisi c'è sicuramente una grossa preoccupazione
sulla crescita del debito in termini generali, sia per il settore privato che per il settore pubblico. Tutto questo ovviamente pone dei problemi per tutti i governi: cosa facciamo, come possiamo fare, quali politiche adottare per affrontare un problema che non avevamo prima in queste dimensioni, ma soprattutto non avevamo prima in dimensioni che abbracciavano sia il settore pubblico che il settore privato. È chiaro che c'è un problema degli stati che si sono indebitati, noi siamo uno stato sicuramente indebitato, dobbiamo cercare di uscire da questa situazione, ma c'è anche un problema di imprese private che sono indebitate, alcune delle quali stanno sul mercato e riusciranno a stare sul mercato anche in futuro e quindi non avranno un problema di sostegno, alcune delle quali hanno sicuramente la capacità di stare sul mercato in futuro, ma hanno un grosso problema di indebitamento per restare sul mercato, e ci sono poi alcune imprese che non riusciranno a stare sul mercato, andranno fuori mercato perché non hanno capacità di sopravvivere. Quindi c'è questo grossissimo tema che è importante, perché poi ci richiama e si ricollega a quello di cui parlavamo prima, cioè le risorse a cosa servono? Le risorse servono per generare ricchezza, quindi per creare nuove opportunità lì dove le imprese chiuderanno, per sostenere quelle imprese che hanno ancora una ragione ad essere. Ora, la percezione dell'Italia in questa crisi è sicuramente stata un percorso interessante. Per quanto riguarda la gestione sanitaria, all'inizio abbiamo visto quanta indifferenza e incapacità di capire la magnitudine del problema c'è stata spesso in molti paesi. Una percezione corretta rapidamente, perché tutti si sono resi conto che non solo eravamo confrontati con un problema nuovo, ma abbiamo fatto delle scelte coraggiose e disciplinate. E poi sono state anche replicate da tanti altri paesi, d'altronde. Sono state replicate e devo dire che tuttora, oggi, nei commenti si parla dell'Italia come un paese molto disciplinato, quindi la rottura. La rottura degli stereotipi, no? Io sento i colleghi che mi parlano: ah, ma non pensavamo che, non credevamo che, però vediamo che c'è molta disciplina, c'è molta attenzione, ed è vero. In Italia c'è molta attenzione da parte del cittadino sugli effetti e sui rischi del Covid. Quindi questo già ha cambiato nell'arco di poche settimane la percezione del nostro paese, con una crescita di credibilità enorme. Sulla questione invece più in generale del debito, beh, c'è sicuramente un riconoscimento che la nostra azione nell'ambito del negoziato europeo è stata un'azione molto pungente, molto viva ed efficace. C'è ovviamente sempre la scommessa degli altri, ma che è la scommessa nostra di riuscire a uscire dalla crisi e superare questo problema del debito pubblico, che è un fardello che ci portiamo appresso. Ma nel complesso c'è una crescita di credibilità, perché il tenore e i messaggi che arrivano dall'Italia sono messaggi ispirati alla responsabilità e alla voglia di fare, di cogliere la sfida che abbiamo di fronte a noi. Quindi veniamo fuori da un periodo emergenziale che ha dimostrato un paese capace di reagire a una grossa risultato raggiunto ai negoziati a Bruxelles, e adesso abbiamo la sfida di spendere queste risorse, rilanciare l'economia, affrontare i problemi strutturali del paese. Molto bene. Ambasciatore, l'ultima domanda che le chiedo: lei, la sede sua attuale di rappresentanza del nostro paese è a Parigi. Che clima si sta vivendo in questo momento in Francia? Ma in Francia si vive un clima di grande attenzione, anche perché i dati mostrano delle riprese di focolai qui e lì, quindi c'è diciamo passata un periodo di grande entusiasmo quando è finita la quarantena, c'è un ritorno a una maggiore attenzione. È evidente che questa pandemia, come dimostrano alcuni dati di alcuni paesi europei, ha una capacità di ritornare con numeri importanti in un periodo breve di tempo. Quindi c'è sicuramente grande attenzione e in questo devo dire, appunto, i dati ci dimostrano che in Italia l'attenzione c'è, e per adesso i dati sono contenuti, qui qualche numero inizia a crescere, però nel complesso c'è una fortissima volontà di mantenere alta l'attenzione e una grandissima voglia di non ritornare in una situazione di quarantena che abbiamo visto sia dal punto di vista economico che sociale effetti devastanti. Molto bene, io ringrazio l'ambasciatore Antonio Bernardini per questo confronto, questo approfondimento sulla percezione del nostro paese all'estero, ma soprattutto per le sue considerazioni su cosa il nostro paese debba mettere in campo per poter al meglio utilizzare questa occasione nella crisi che ovviamente ci viene oggi messa in campo. Ambasciatore, la ringrazio di nuovo. Grazie a lei. Grazie ai nostri ospiti, appuntamento al prossimo appuntamento di confronto. Arrivederci a tutti.